ci sono dei giorni che non sembrano finire mai, in cui ci si alza con fatica, si fa colazione o si pranza con fatica e magari non abbiamo neanche la voglia o il coraggio di metterci in discussione, in gioco, per fare qualcosa che ci eravamo dati come obiettivo nella giornata di oggi, che fosse leggere un libro, fare un compito, rimettere a posto un po' la stanza. Prova a fermarti un momento, prendi una posizione comoda e inizia ad ascoltare il tuo respiro che arriva attraverso il naso, scende nella torace e poi nell'addome e esce nello stesso modo. Ti può aiutare a mettere le mani sull'addome, un pochettino più in alto della pancia, proprio dove c'è l'ombelico. Tra l'ombelico e la cavia toracica. E prova a fare il prossimo respiro consapevolmente, sentendo l'aria fredda che entra e l'aria calda che esce dalla bocca. Col prossimo respiro chiudi gli occhi. E alla prossima ispirazione. Inizia un'ispirazione lenta, in 8 tempi, con me. Inspira per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto trattieni il respiro per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lascia andare piano piano, facendo svuotare prima la parte sopra della cavia toracica e poi l'addome per 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E prova a respirare più consapevolmente. Le cose non sono mai le stesse, a volte basta osservarle e capire che forse c'è qualcosa che ci sta sfuggendo e che potrebbe essere molto più interessante del provare a cercare di riportarle tutte allo stesso ordine in cui erano prima. C'è una parola che si chiama serendipity che spiega proprio questo, cioè il fatto di accettare che le cose siano state diverse o siano diverse da come ce le immaginiamo, ma che comunque possono portare a qualcosa di positivo. Ciao!